bentrovati a tutti voi ed ora vi proponiamo l'approfondimento. Emotivamente Alzheimer, aspetti psicologici e giuridici per capire ed affrontare la malattia. È il titolo di un convegno che si terrà questo sabato 21 settembre alle 17 all'Auditorium Santa Maria Maddalena di Isola della Scala e poi si ripeterà sabato 26 ottobre alla stessa ora nella sala conferenze del Palazzetto dello Sport di Vigasio. Ci saranno gli interventi di alcuni esperti come la dottoressa Francesca Miozzi, psicologa e psicoterapeuta, in collegamento con noi che parlerà sabato su Alzheimer, comunicazione con l'anima. Ecco, che cosa vuoi dire in questa tua relazione, in questo tuo appuntamento? Io vorrei dire appunto che la persona malata di Alzheimer viene deprivata completamente della mente razionale, della propria logica, della propria coscienza, ma nonostante questa mente razionale venga, diciamo, perduta, la sfera emotiva relazionale rimane completamente intatta. Quindi il malato di Alzheimer è in grado di percepire le nostre emozioni, i nostri stati d'animo più di quanto noi pensiamo. Quindi è proprio con questa mente emotiva che noi possiamo ancora comunicare con il malato di Alzheimer. Dovremmo quindi aprirci ad una comunicazione, io dico, d'anima. Anima intesa come la parte più profonda, carica di emozioni, di intuizioni, ecco. Quindi il malato di Alzheimer perde, tra virgolette, la testa, ma non perde l'anima. Quindi diciamo che questo è un po' il succo del mio intervento, ecco, parlerò della demenza di Alzheimer soffermandomi ovviamente sui sintomi, le fasi, il funzionamento della psiche, ma cercherò di dare anche ai familiari a chi assiste al malato di Alzheimer proprio di suggerimenti pratici per comunicare con il malato e per gestire i più importanti disturbi del comportamento. Quanto appunto le persone che sono vicine al malato devono tener conto del cambiamento di comunicazione rispetto a lui? Esattamente, quindi dobbiamo noi imparare a comunicare in maniera diversa, dobbiamo costruire un nuovo tipo di relazione che sia centrato sugli aspetti affettivi, sui sentimenti, ma anche su un tipo di comunicazione non verbale, proprio perché il malato di Alzheimer non comprende più il nostro linguaggio verbale, ma diciamo che ne percepisce la valenza affettiva mediante tutti quei messaggi non verbali che noi gli rimandiamo tramite il tono della voce, la mimica facciale, la gestualità. Ecco, quindi siamo noi che dobbiamo adattarci ad un nuovo tipo di comunicazione, aprendoci ovviamente al canale emotivo. Alla serata del 21 settembre interverrà anche la dottoressa Maria Venturi, psicologa e psicoterapeuta, sull'alimentazione nell'Alzheimer. A lei abbiamo chiesto come dovrebbe essere l'alimentazione e quanto può influire sul decorso della malattia. L'alimentazione è un fattore molto importante nel soggetto malato di Alzheimer, in quanto tutto quello che per noi è scontato, è dato per scontato, come mangiare, come scegliere i cibi o la sensazione di satietà o di fame, e non è scontato nel malato di Alzheimer, in quanto perdendo le capacità cognitive e di memoria non riesce più a gestire questo aspetto. L'alimentazione è importantissima per tutti noi perché chiaramente è un bisogno primario e se non ci alimentiamo non riusciamo a vivere. Però nel malato di Alzheimer è particolarmente importante perché grazie a una corretta dieta e diciamo degli alimenti salutari riusciamo anche un po' a tamponare la degenerazione della malattia, cioè riusciamo un attimo a frenare alcuni aspetti. Quindi bisogna tener conto intanto che la dieta del malato di Alzheimer, come tutti gli anziani, come tutti noi, comunque vorrei ribadire, sia sana ed equilibrata, ma soprattutto il malato di Alzheimer va incontro a due grandi problematiche: o iperfagia, vale a dire o mangia troppo, oppure va incontro a un'ipoalimentazione, vale a dire si dimentica di mangiare e quindi non mangia. E in entrambi i casi possiamo avere delle conseguenze che possono essere anche gravi, quindi si va incontro a sovrappeso e obesità, oppure in altri casi a sottopeso e carenze nutrizionali, che quindi poi vanno a peggiorare lo stato di salute in generale, quindi anche la malattia dell'Alzheimer. L'intervento che farò sabato sarà più orientato verso i familiari e chi si prende cura del malato dell'Alzheimer, perché bisogna proprio conoscere le tecniche e tutti gli atteggiamenti giusti da prendere con il malato al momento del pasto, che è un momento molto delicato e molto importante e in cui bisogna proprio riuscire a star seduto al tavolo del malato e fargli mangiare determinati cibi, tenendo conto che per esempio il malato di Alzheimer non vede, non riconosce il colore bianco, faccio un esempio, e quindi
proporgli del riso bianco su un piatto bianco può creare confusione, quindi può far crescere l'ansia nel malato. E quindi in quella serata spiegherò un po' delle tecniche specifiche, molto pratiche, quindi sarà più un intervento psicoeducazionale su come, proprio come fare ad aiutare il malato ad alimentarsi in maniera corretta. È importante poi conoscere l'amministratore di sostegno, figura al servizio del malato e delle famiglie. Di questo parlerà Silvia Placereani, avvocato e mediatore. Sentiamo il nostro microfono proprio su quello che sarà il suo intervento. Quando i familiari si accorgono che un loro congiunto comincia ad essere affetto da una patologia clinica come può essere l'Alzheimer, è importante cercare di proteggerlo per evitare che la sua fragilità possa creare ulteriori svantaggi per lui, nel senso che può essere influenzato da persone magari non provviste delle migliori intenzioni o che lui stesso compia atti pregiudizievoli a se stesso. In questo caso i familiari possono ricorrere alla procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, che al 90% dei casi viene scelto tra i familiari del soggetto fragile. La riforma di 10 anni fa che ha introdotto la figura dell'amministratore di sostegno ha spostato la competenza dal tribunale al giudice tutelare, quindi è una procedura snella, veloce, il beneficiario viene sentito dal giudice e vengono valorizzate anche le sue competenze. Quindi ci potranno essere degli atti che la persona magari ad esordio della malattia potrà continuare a compiere da solo e altri atti di disposizione del patrimonio che invece richiederanno o il consenso congiunto oppure addirittura il consenso da parte dell'amministratore di sostegno. In caso di conflitto familiare o di persone sole, l'amministratore di sostegno può essere nominato dal giudice tutelare anche in un soggetto estraneo alla famiglia, come può essere un avvocato o altre persone. Quindi lo scopo è di spiegare sinteticamente la procedura, cosa funziona, i compiti di questo nuovo istituto giuridico, proprio per consentire ai familiari e ai malati di conoscere questa opportunità che l'ordinamento offre loro. Ci tengo a dare un dato statistico: il Tribunale di Verona ha una frequenza di 4 o 5 procedimenti nuovi al giorno, all'anno. Quindi veramente sono tante le procedure che vengono attivate o su richiesta dei familiari o degli assistenti sociali quando rilevano condizioni di disagio. Di tutto questo, quindi degli aspetti psicologici e giuridici per capire e affrontare la malattia dell'Alzheimer, si parlerà sabato 21 settembre alle 17 a Isola della Scala presso l'Auditorium Santa Maria Maddalena. A coloro che sono intervenuti, grazie per essere stati con noi, anche a tutti voi che ci avete ascoltato e alla prossima.